benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Brutte novità per Alfonso Signorini, il presentatore, a poche settimane dal suo rientro in televisione, riceve una sorpresa negativa. Esclusa dal gruppo. Scrive un sostenitore in un commento su social. Ecco cosa è accaduto. Mentre la maggior parte degli italiani sta ancora godendosi le vacanze di metà agosto, Alfonso Signorini, come sappiamo, è tornato dietro alla scrivania, richiamato in fretta e furia da Pier Silvio Berlusconi, per comporre ciò che sarà il team del Grande Fratello VIP 8. Un compito arduo per il conduttore, considerando che l'imprenditore, poche settimane dopo aver preso ufficialmente le redini della Mediaset insieme alla sorella Marina Berlusconi, ha posto delle condizioni molto precise e rigorose sui personaggi da far entrare nella casa più osservata d'Italia. Condizioni che, tra l'altro, sono state ribadite più volte da Berlusconi in diverse interviste rilasciate ai media. L'obiettivo, secondo le intenzioni del figlio di Silvio Berlusconi, è di riportare il GF VIP alle sue origini e di ridurre il livello di volgarità in modo drastico. Nelle ultime 24 ore, però, c'è stata una notizia che ha profondamente scosso Alfonso Signorini che, inoltre, è stata commentata da un fan sui social con queste parole fuori dal gruppo. Ecco cosa è successo e perché ora il conduttore del GF VIP 8 potrebbe trovarsi in una situazione difficile. Secondo quanto rivelato da fonti affidabili, Gaia Gozzi, una delle partecipanti più attese di questa edizione, potrebbe non varcare la celebre Porta Rossa d'Italia. Tutto questo nonostante, inizialmente, la superstar si fosse dimostrata interessata a intraprendere questa esperienza. La ragione? Il 23 settembre 2023, come divulgato da un account fan su Twitter, la cantautrice si esibirà al Teatro Manzoni di Milano per una serata dedicata all'indimenticabile Mia Martini, che il 20 settembre 2023 avrebbe compiuto 76 anni. Gaia Gozzi, stando a quanto riportato nel post, sarà uno degli ospiti della serata speciale. Con Gaia Gozzi fuori dai giochi, per ora il gruppo del GF VIP 8 includerebbe Franco Pini, attore, cabarettista e padre dell'ex VIP nonché figlio di Alba Parietti, Francesco Pini, Rosanna Fratello, Corrado Tedeschi e le già citate sorelle Boccoli, le quali avrebbero già superato la selezione e, di fatto, avrebbero già un piede dentro la casa più spiata d'Italia. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.